Il centro polifunzionale di Viale Hemingway a Ponticelli è stato intestato ieri alla memoria di Vincenzo De Cicco, uomo politico bene amato dal quartiere che fu per lungo tempo anche presidente della circoscrizione. Siamo molto contenti di aver contribuito a questo ricordo, fortemente voluto dal quartiere, da Ponticelli, fortemente voluto dai compagni della politica dell'epoca, dalle associazioni, da questo centro che oggi viene intitolato a Vincenzo De Cicco, quindi un riconoscimento importante per una persona che ha caratterizzato la sua vita per la serietà nel lavoro, l'impegno politico, l'umanità e la difesa del suo territorio. Militante del Partito Comunista negli anni 60 e 70, De Cicco si impegnò per tutta la vita per la dignità delle persone più fragili, per i disoccupati e per i lavoratori, per i giovani, per i senza tetto. Mi veniva in mente che la battaglia di Enzo, sempre in questo luogo che è stato un luogo di grandi lotte del lavoro, dei lavoratori, di una grande storia democratica, di costruzione della democrazia e della partecipazione popolare, aveva riferimenti. Aveva quelli che si impegnavano e spendevano ogni goccia della loro energia, tutta la loro passione, tutto il loro sacrificio per costruire la democrazia, perché la democrazia era lo spazio dove si costruiva la dignità dei cittadini e delle persone.